è un'attività dedicata allo sport, quindi alla società, ai giovani, è una bellissima notizia per il quartiere, in modo che non si sentono più solo brutte notizie, ma una notizia che porta avanti il nostro quartiere con un'immagine molto di forte rilievo. Una bella risposta, sì, perché ci sono quasi 800 iscritti, mancano ancora 2-3 giorni, quindi miriamo al completamento degli iscritti, di 1000 iscritti, sicuramente ce la faremo. Domenica prossima, 27 ottobre, la prima edizione della gara podistica nel quartiere di San Giovanni, organizzata dall'Associazione Podistica Il Laghetto sulla distanza dei 10 km, sotto l'egida della Fidal Campania e con il patrocinio del Comune di Napoli. Molto significativo che da San Giovanni, insomma, dove c'è una tradizione di sport legata anche al parco Massimo Troisi, dove è uno dei parchi, insomma, più importanti della città, dove si svolgono attività, diciamo, di podismo, per cui nasce questa società che si chiama Il Laghetto, che insomma fa cose egregie e che oggi propone un percorso podistico per le strade della zona orientale della città. Quindi molto bello, un'iniziativa da apprezzare, soprattutto perché con Consigli si tende un po' a rivalutare quelle che sono le bellezze della periferia, che non sono soltanto un luogo da dimenticare, ma anzi un luogo da frequentare e soprattutto anche un luogo, insomma, a cui si bisogna prestare attenzione per lo sport.